Che tempo che fa, la battuta di Luciana Littizzetto su Milly Carlucci. Luciana Littizzetto ironizza su Milly Carlucci a che tempo che fa. Si è da poco aperta questa quarta puntata di Che tempo che fa sulla Prima Rete, e come sempre la comica piemontese Luciana Littizzetto si è presentata in studio indossando una veste particolare. Dopo aver impersonato, la scorsa settimana, la conduttrice della Prova del Cuoco, Antonella Clerici, questa settimana è stato il turno di Milly Carlucci, con una parrucca di lunghi capelli biondi e lisci e con tanto di sigle del suo programma di punta Ballando con le Stelle. Guarda, ho la scollatura, il tacco. Sono la femmina del Baudo. Questa sera facciamo anche Che Ballando che fa? La comica ha così motivato la sua scelta a Fazio, facendolo intanto ballare. L'imitazione capita proprio a pennello dopo che oggi pomeriggio la coreografa Caroline Smith, ospite da Barbara D'Urso a Domenica Live, ha invitato, a nome suo e della stessa Carlucci, la D'Urso a partecipare a Ballando con le Stelle nelle vesti di ballerina per una notte. Milly Carlucci imitata a Che tempo che fa da Luciana Littizzetto. Nell'anteprima della puntata di questa sera di Che tempo che fa, oltre ad aver assistito all'imitazione della comica Luciana Littizzetto della conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci, il conduttore Fabio Fazio ha voluto anche commentare il caso Fazio di cui è stato protagonista in questo periodo. Fazio è stato al centro delle critiche sia per i bassi ascolti riportati durante la puntata di lunedì scorso di Che fuori tempo che fa, sia per la polemica riguardante l'acquario posto in studio, alla quale ha risposto con ironia durante la puntata di domenica scorsa, ironia che a molti ha continuato a non piacere, sia per il cachet stellare percepito, considerato eccessivo da alcuni per i risultati poi riportati. Fazio ha commentato il tutto con ironia per poi occuparsi dell'intervista allo scrittore e regista siciliano Andrea Camilleri, nelle librerie dallo scorso settembre con il libro Lezioni di scrittura. Nonostante la cecità che lo ha colpito negli ultimi anni, Camilleri non si è fermato, e il suo amore per la narrativa ha fatto sì che quest'ultimo libro fosse frutto di una dettatura, contenendo ben 23 storie dettate nell'arco di 23 giorni. Fazio ha poi accolto in studio il primo ospite musicale, il salernitano Coez, nome d'arte di Silvano Albanese, fenomeno musicale del momento, per poi dare spazio ai genitori di Giulio Regeni, che ancora cercano verità e giustizia per la morte del figlio.